Ma salve ragazzuoli, che è successo? Non mi fa il micro. Ah, ok, mi ero un atto terrorizzato dal fatto che il microfono non, diciamo, mi prendesse la voce. Ero un po' terrorizzato. Ma vabbè, ma comunque oggi Photoshop, oggi una puntata di Photoshop dove non photoshoppiamo cose generate automaticamente, quello facciamo per un'altra volta, ma bensì facciamo dei team, perché sì, come vedete io so, sì ragazzi, sono, vabbè, io comunque c'è questa cosa, c'è questa pagina qua che dove ci andrà a basare per i nostri Photoshop. Ragazzi, sto facendo vedere la mia cronologia di internet in un solo video. Oh no, cringy. Allora, prima noi però prendiamo questa cosa qua che non ci serve. Oddio, quanto è cursato, cazzarolla. Mio Dio, sto. Vabbè, io direi di farlo rimanere così, tanto chi se ne. Chi se ne. Isere. Vabbè. A parte che Tiziano Ferro e altre cazzate, dobbiamo in pratica formare un nostro team. Allora, ovviamente il capitano sarà. Chi sarà il capitano se non il buon. Se non Ciccio. Allora, che foto prendiamo di Ciccio? Cioè questa, ragazzi, questa è già la perfetta. Che cos'è questa foto? Ragazzi, perché hanno. Ragazzi, dopo ve la faccio vedere la foto di cui stavo parlando, che è qualcosa di assurdo. Un atto che però ritagliamo. Bene, uno youtuber che andava di moda qualche anno fa, no? Mo, ragazzi, Ciccio anche lui ha dovuto cedere all'impero folgassiano che ovviamente gli. Anche se io lo preferivo con i capelli corti, Ciccio. Ragazzi, cioè questa. Ragazzi, qualcosa di incredibile sta foto. Già così potremmo finirla, ma non finiamo così. Allora, dopo Ciccio, diciamo che questo è un team abbastanza, diciamo, di. Diciamo grossi. Perché come possiamo vedere, cioè abbiamo una squadra di grossacci. Allora, Babbo, ma questo è bellissimo. Ho sentito dell'operazione di. Cazzarolla. Cazzarolla. Ragazzi, le nostre foto cazzarola sono. Ah, boh. Ah, mettiamo il maestro, anche se la foto è un po', diciamo, tagliata, come viene detta. Adesso trovo anche mettere la sua versione arabo, in realtà, nel diciamo, capitano. Perché non lo sa, in pratica. Arabo.
Che cosa gli fai? Sì, infatti, questa cosa qua, proprio, io direi di smetterla di fare scherzi e a passare all'effetto Photoshop. No, non sto cantando per la 17ª volta nella mia vita, come si chiama, Whistle di Florida. Questi, e adesso ci smascheriamo il maestro. C'è questo qua che però, mio Dio, ok, dobbiamo solo prendere gli occhiali e poi posso cos'era? Ok, bene, allora il maestro lo mettiamo al posto di ragazzi, voglio andare. Ragazzi, perché io qua? Perché quando qualcuno Photoshoppa? Ragazzi, l'altro dì, parlando di G-Schianto e Photoshop sul wrestling, forse ve l'ho già mostrato, ma ve lo faccio rivedere. Un bellissimo Photoshop di Poldo su G-Schianto e Exuder che ok, posso considerarlo anche bello che è finito in realtà. Ve lo faccio vedere, ok. Un'intera cartella su foto, ecco qua. Ragazzi, cioè il fatto di vedere un incontro tra è bellissimo questo Photoshop, ok? No, è uno dei migliori che Poldo abbia mai fatto. Comunque, allora, chi mettiamo? Ragazzi, non lo so perché, ma adesso mettiamo anche il Castley, visto che me lo sono beccato in home, non lo so perché. È pronto ad usare il Rick Roll, Riccardo Roll. Dove ti lascerò la mia? Per lo più Fiorello Roll. Perché, vabbè. Ok, lo mettiamo al posto di ste linee, però. Cazzo, Roll. Un po' tagliato male Rick, però vabbè. Ragazzi, io ragazzi, allora, poi abbiamo. Con chi lo sostituiamo? Con chi li sostituiamo? Lo so, Mamma & Gang ovviamente lo sostituiamo perché c'è Ciccio. Mettiamo anche Joker, ovviamente. Ricordiamoci che uno YouTuber cade quando Joker si siede. Guardatevelo, ragazzi. Cazzarola, però sta immagine è così piccola che cazzarola. Pezzettino qua e mo abbiamo finito. Anche Jokerone che lo mettiamo al posto di One Man Gang.
Ok, con chi lo sostituiamo? Butch? Abbiamo deciso. Sì, però dammi un'immagine. Cazzo, la Drax comunque io. Ragazzi, se dite che Grax è il vostro youtuber preferito, io vi prendo il primo masso. Prendo il primo masso che trovo, ve lo spacco in testa. Cioè, veramente, ragazzi, voi fate. Come fate? Cioè, devi. Questa immagine qua perché mi serve un'immagine bella che lo qual. Ok, bene. Un atto che è un po' difficile ritagliare la testa di Grax, in pratica ogni volta che io devo. Perché ho scoperto da un TikTok di Ciccio che Grax è effettivamente amici con lui. Quindi wow, grande Grax. Entrambi avete dichiarato guerra ai talebani. Intanto andiamo a. Ragazzi, comunque la testa di Ciccio è uscita veramente bene, ve lo posso dire che è uscita veramente bene comunque la testa di Ciccio. Purtroppo la testa di Grax non uscirà bene perché facciamo una cosa, facciamo tipo che tipo c'è la cioè, che tipo ci ritagliamo la bandana. Ok, dobbiamo prenderci la bandana, ok. Io facciamo che la bandana di Grax. Ok, cazzarola. Purtroppo la bandana. Ok, la bandana però non è abbastanza ritagliata. Quindi andiamo un po'. La pennelliamo un po'. Non volevo però fare così. Un attimo, devo fare un nuovo livello. Perché ovviamente. Ok. Ok, abbiamo finito il nostro primo team. 14 minuti per fare solo il primo. Ragazzi, wow, è incredibile. Abbiamo il team Ciccio. Wow, incredibile, wow. Incredibile. Questo ve lo salvo JPEG. Questo lo salvo in download. Lo salvo come team Ciccio. Ok, bene. Alla fine vi laserò. No, però non salvarmelo. Qualità 8 alta. Ok, bene. Proprio questo, ok. Passiamo al prossimo team. Che potrebbe anche essere l'ultimo. Perché, vabbè, faremo in fretta. Allora, che team scegliamo? Abbiamo fatto il team che noi volevamo. Allora. Mi serve una foto bella bella. Cioè, proprio. No, abbiamo finito. Vabbè.
Ci sarebbe effettivamente questa foto che potremmo trasformare in un bel, in, che ne so. Purtroppo non possiamo usare di nuovo Gischianto perché l'abbiamo usato nel Team Ciccio. Aspetta, allora. Io so già chi con chi sostituire. Ho creato Big Tino. Ecco, lo sappiamo. Adesso so già chi con chi sostituire. Cazzarolla ragazzi, big, cazzarolla, grandi storie, big boss, team Napoli, no, team maresciallo, ok, team, ragazzi ho trovato il nome per il mio team, team maresciallo ed è tutto basato sul Napoli. Ok, un attimo che vado a ritagliare la testa di Big Tino, che non sto ritagliando bene. Maledizione a Photoshop. No, in realtà non è maledizione. C'è una linea che dobbiamo cancellare. Ok. Bene, allora Big Tino lo mettiamo al posto di Babbo. No, ragazzi, io mi chiedo perché. Perché, ragazzi, allora, facciamo una cosa, tipo. Facciamo tipo che ne so, il suo costume è tipo. Non ti è cursato, sembra un trip. Sembra un trip, cazzarolla. Allora, ok, abbiamo Big Tino. Allora, dopo Big Tino, ovviamente ci serve Fieric. Sì, però prendiamo Fieric col drip del Napoli. Cos'è questo? Cazzo, le gif su Fieric che ballano qualcosa. Infatti c'è proprio. C'è anche su YouTube. E tra l'altro l'ho usata per un video veramente speciale. Perché io direi di usare Fieric e basta. Oh, la testa di Big Tino sta volando. Fieric lo mettiamo al posto di. Dai, lo mettiamo al posto di. Nonostante si vedono. Comunque. Si vede comunque un po' il green screen. Ragazzi, ma perché non sto facendo queste cose? Non lo so nemmeno perché. Allora. Ovviamente noi dobbiamo mettere Rage. Si chiama Rage, sì. Si chiama Rages. Ma ci sono tre foto di. Ecco, Rage SSS, infatti. Prendiamogli la sua foto profilo. Che la useremo. Che lo metteremo al posto di. Anzi, in realtà dovremmo mettere. Anzi, in realtà swappiamo un po' le cose. Allora, il giga. Allora. Fieric lo metteva al posto di RVD. Mentre. Ok. Allora, Fieric gli dobbiamo un attimo. Ok, un attimo che, no, che devo far sì che Fieric sia tipo sotto il braccio di Big Tino.
Vabbè, forse voi avete capito cosa stavo dicendo. Poi alla fine chi mettiamo al posto di Eddie? No, Bertra non è molto da Napoli. Lo so, mettiamo. Sì, però facciamo attenzione che forse Bello Figo potrebbe essere abbastanza, come si dice, pericoloso. Esattamente, ci mettiamo proprio il maestro del rap moderno. Mio Dio, cazzarola. Tra l'altro, cazzarola. Allora ragazzi, questo secondo team è stato fatto. Abbiamo questi due team, abbiamo il team Maresciallo e il team Ciccio. Il team Ciccio è venuto abbastanza bene, soprattutto la testa, cazzo, la testa di Joker è anche venuta molto molto bene. Il team Maresciallo un po' meno, diciamo. Diciamo che è venuto un po' meno, il team Maresciallo ha sempre apprezzato. Allora, team Maresciallo. Allora, in realtà mi sono un po' rotto il... Ah! L'ho salvato? Tocco il controllo se l'ho salvato. Aspetta, per sbaglio ho cliccato a nulla, quindi allora team, no, maresciallo. Ok, bene. Allora, io direi che come altri Photoshop facciamone alcuni con le, con con il generatore casuale di parole. Quindi, allora, no, non volevo, però volevo in italiano, non Paravasse de los Coyones. Anche se, però, ragazzi, avevo fatto uno e non mi dava così tante robe. Allora, io direi tipo di farne uno su. Prendiamo tipo tre parole. Soldato. Ok, il nostro Photoshop quindi deve includere soldato. Cazzarola, i pinguini di Madagascar comunque miglior film di sempre, no. No excuse. Ok, quindi abbiamo Soldato dei Pinguini di Madagascar. Pellegrino. Purtroppo Pellegrino io non so esattamente cosa, diciamo, vuol dire. Il devoto che compie un pellegrinaggio. Non è molto facile fare frazione. Confucio. Confucio è tipo deforme. Pinguino. Soldato Pinguino che è in... l'Asia, ragazzi. L'Asia. Ok, abbiamo la nostra idea. Un pinguino. Il pinguino soldato che invade l'Asia. Ok. Abbiamo capito cosa fare. Un pinguino. Il soldato pinguino che invade l'Asia. Ok,
Allora, quindi noi dobbiamo mettergli tipo, dobbiamo tipo mettergli, ma non so, tipo cerchia, tipo dobbiamo, tipo prendiamo il coso, tipo prendiamo il colore bianco e tipo lo mettiamo su tutto il territorio dell'Asia. Sì, però ci mettiamo un bel po' di tempo, quindi io direi di accelerare le cose facendo semplicemente così. Soldato dei pinguini di Madagascar ha appena lasciato il gruppo ed è andato a farsi le cose da solo. Cazzarola. Prende in pratica tutto il suolo, anche se poteva anche fare una cosa in realtà. Ok, allora poteva anche tipo, infatti. Guarda proprio. Scusate se però è un po' fatto male, ma non puoi avere tutto dalla vita. Il modificare i colori, il modificare i colori della nazione più facile di sempre. Sium, sium, sium. Ok, va bene. E adesso noi tipo mettiamo, che ne so, vabbè. Ok, adesso pinguino che tipo. Che tipo sta sopra qua. E poi gli scriviamo in un font, mi sa, lo scriviamo. Nel Kremlin. Tipo. Pinguinolandia. Anzi, Soldatolandia, aspetta. Soldato, ok.
Ragazzi, che trashata, veramente ragazzi, che trashata. Siamo stati tutti fregati. Era tutto Soldatolandia per tutto questo tempo. Oh no, vabbè, ragazzi, ok. Io direi che posso anche fare un quarto e ultimo Photoshop. Ok, funicolare, l'ho sentito, ammaccatura, perla. Civile, canzone, ok, una canzone sull'evoluzione. Una canzone sull'evoluzione, ok, tipo una scimmia che canta. Monkey with microphone. Cos'è? Ma è bellissimo, wow! Ho già trovato la vostra foto. Il problema è che è un po' low quality, quindi sarà abbastanza un problema poterlo. Anzi, facciamo tipo un album su tipo i primati. Tipo facciamo un album sui primati, ovviamente lo dobbiamo fare mille per mille. Eh sì, però ancora low quality as fuck sta cosa, ok. No, non volevo capire l'indirizzo dell'immagine. Tipo un album rap sull'evoluzione, ecco. Abbiamo deciso cosa fare. Un album rap sull'evoluzione, ecco. Tipo, facciamo tipo, che ne so. Cosa tipo i. Ecco qua, i. Vabbè, comunque, allora, abbiamo già il nostro. Allora, come lo scriviamo però il nostro. Ci serve un font fico. Questo qua, ok. Lo chiamiamo Calabrian Man. Calabria Man. Però lo facciamo tipo. Ecco, infatti, in letteralmente bianco bianco. Calabria Man Evolution Rap. Ecco, infatti Calabria Man Evolution Rap. Qualcosa di incredibile, cioè veramente incredibile. Tipo gli mettiamo un cappello, tipo un berretto. Berretto PNG. Ecco qua. Esattamente quello che ci serve.
Oddio, cazzarole. È qualcosa di cursato, ma ok, va bene. Veramente bello sta cosa. Comunque, un attimo, ci serve ancora il parentally advisory perché non so perché ci sono abbastanza. Perché boh, è un cliché del rap. E abbiamo finito il nostro album rap. Allora, tra i Photoshop che abbiamo fatto oggi abbiamo il team Ciccio e il team Maresciallo, veramente venuti bene. Soldato Langa, che in realtà l'Asia. E infine Calabria Man Evolution Rap. Veramente, questo qua però mi fa smattare. Uno di anche se però questo è veramente bello. Allora, mi salvo tutti i Photoshop. Ve li metto su WeTransfer. Avete una settimana di tempo per poterli ottenere, altrimenti perché poi se ne vanno. Perché chi non vorrebbe sul proprio tablet, dove tra l'altro ho salvato i Photoshop del primo episodio Calabria Man Evolution Rap. Ok. Bene. Potete scaricarvi questi file. Vi metto il link in descrizione e noi ci vediamo.